spesso le idee ci vengono prendendo spunto dalla realtà. Grazie ai potenti mezzi del gruppo Finelco abbiamo intercettato su Facebook i messaggi della coppia di innamorati più sgrammaticati d'Italia. Per questioni di privacy, anche se la privacy in Italia è una barzelletta, gli abbiamo cambiato i nomi e abbiamo creato la radionovella più ignorante d'Italia. Loro sono Lucy e Mino. Quando l'amore supera l'ignoranza. Ma poi l'ignoranza lo risupera. Si ferma a fare il pit stop e risupera di nuovo. Lucy e Mino. Mi, amianto mio, mi sono successo un incidente addomesticato. Avevo stando decisa di starmi fatta la ceretta ai baffi delle gambe. Ma mi è stata caduta la ceretta bollita sul computer. E il computer ha stato fatto bits bits con le scintille. Ed è stato schiattato morto che non si mette più in moto. Mannaggia Bill Gaming, no mio. E adesso mi sono fatta a leccare le foto di face brocco e mi si è ammalato il computer. Aiutami, Anto mio, mi sta formattando il mondo addosso. Ti sono amianta per forever, federer e twitterer. Luci, calma e sangue mestro. Sono io la soluzione che hai per te. Per fortunato qualche anno fa ho stato fatto il corso per programmatore via Volantini. Ho sapendo tutto di quando si aggiustiona un computer. Devi sapone che il computer è stando come una bangarella del pesce. Ma no. Io quando la bangarella del pesce non la sono riuscendo ad accendo, le sono picchiando una manata forte sulla bangarella del pesce che poi si accende. Stai tirando una manata forte sul computer, come sta scrivuto sulle ostruzioni del computer. Sta la tirata forte come gli sbam dei carboni animati. Stammi fatto saputo dell'aggiustazione. Mi stai mancando come l'aria ai bambini nani quando non sanno affogare, Mino. Che vuol dire? Tutto. Mi, mannaggia la tecnologinecologia. Io sono odiando la tecnologinecologia. Ho stata stuprata a manate il computer come mi hai surgelato tu. E indovina un tevere? Il computer si è spaccato in due. In mille pezzi, oddio, il domino. Stava appena scaduta la garanzingara del computer. E ora come sono fatta a stare aggiustata il computer con la garanzingara scaduta? Oh, quanto avrebbe più meglio vivere come nell'età della pietra, quando i computer stavano fatti di pietra e non si avevano spaccati a manate. Luci, amica Mega Drive mia, non soffiare sul latte scremato. Fai presta, stai chiamato l'144 e statti fatta mandata un'ambulanziana con l'elicottero per il computer. Ma no. Stai controllata se respira ancora il computer. Forse è solo svenuto come i vecchiazzi quando i diavoli gli abbassano la pensione. Non stare disperare, anche se il computer sta morto, te lo sono comprando io un computer nuovo. Te lo sono comprato della marca della mela cotogna. Te lo sono giurando sulla tomba di quello morto che ti sono comprato un computer nuovo, anche se non ci ho i soldi nemmeno per friggere, Mino. Mino, mi hanno detto che hai promesso a Luci un Mac e che non ti puoi permettere. Tranquillo, pezzente, se vieni qui te lo regalo io un computer e ti scarico anche il mio hard disk esterno nel culo. No, Bidel, è meglio che non vieni a casa mia, perché so che computer c'hai tu. E che computer c'ho? Il Mac in culo. Che volgare! Scrivi te questo? No, sei carne morta. Sì. Volgare anche. Ma scrivi te questo. Ma no, ma tra l'altro, maestro, c'ha una roba strana su un dente. No. C'ha l'accampamento Sioux in bocca. C'ha il MoMA in bocca, maestro. È tartaro. No. Fa bene. Non fa bene. No, sì, fa bene. Chi l'ha detto? Il dentista. In che senso? Cioè, il mio fa il macellaio. No, è che al tuo dentista fa bene il tuo tartaro. Maestro, allora stasera non viene? No, non posso. Bene, me le paga tutte. Bravo. Perfetto, grazie a Pippo Palmieri, anche se ti odio. Ma grazie Marco, io ti capisco, periodaccio per te. Sì, certo. Grazie alla Poppy. Ciao, a domani.
Vuoi fare un riepilogo veloce? Non è il caso. Guarda però com'è calmo il merda. Grazie a quello stronzo di DJ Spine, a quel cretino di Boavido, a quel bastardo comunista di Fabio Lisei, quel grasso bastardo con i denti storti di Paolo Noyes. Sono io, ragazzi, Marco Mazzoli, quel bastardo traditore infame del maestro della gheggheria. Ciao. E soprattutto grazie alla cumpa di Via Turati e alla grande famiglia sulla pagina di Facebook. Marco, abbiamo sforato 3 minuti, te ne frega qualcosa? Me ne frega un cazzo, va zero. Ci vediamo stasera alle 8 in via Valtellina all'Alcatraz. Andate a fare in culo, ciao! Lei mi paga stasera, eh? Me le paga tutte queste, eh? Per andare a Roma a far cosa? Ma scusa, non è la scena mia. Cosa vuol dire? Bastardo di merda. Non hai avuto? Il pick up. Cos'è il pick up? Quello giallo, lascia perdere.